Allora, dobbiamo andare a dove c'è l'ascensore, ma io come sempre mi guardo un po' in giro. Ah no, pensavo di aver visto qualcosa, invece no. Qua non ero andato, fatemi vedere. Ah, ecco, lì ci sono dei nemici, attenzione. Ci sono dei nemici. Anche con lo scudo. Ah, quell'altra, aspetta che la cambio. Spero che abbiamo anche la schivata. Attenzione. Ma in teoria. Ma chi è? Tommasi? Ma no, sarà. No, è un nemico che è più forte, ma base. Comunque. Aia, Madonna, dov'è finito? Sparisci. Ok. Mamma mia, devo stare attento. Ho sentito. Vabbè, c'è gente che svolazza. Vabbè. Qua dove stiamo andando? Ah, qua stiamo andando da tutto. Ah, ok, da un'altra parte. Comunque del nostro obiettivo. Dov'è? Dov'è? Chi è? Chi è? Ma è ancora quello che vola? Non l'ho preso al volo, ma non mi ha preso. Ma da dov'è che spara? Guardalo. Questi sono temibili, perché fanno molto male. I missili sono anche a ricerca. Io volevo capire solo dove siamo. E basta, no? E farmi un giretto, ma. Che magari. No, perché bisogna guardare. Perché se ci sono poteri nascosti, diciamo, è meglio. Mamma mia, però che paura. Che tante. Meglio guardare ogni angolo, ogni zona. Va bene. No, però io volevo andare prima. Dall'altra parte, anche se facciamo un giro qua intorno. Comunque, la luce rossa abbiamo capito che è il nemico praticamente. No, qua è rossa. Ah, va che si è. Ah, si è aperta la porta, va. Non era aperta prima, quindi. Ok. Esploso tutto. Dove sono? Ah, mizia, sono kamikaze? Dammi un mattone qui. Ok. Qui dovevo parlare forse col capo della sicurezza per poter proseguire anche dall'altra parte. Attenzione. Sì, prima andiamo di qua. Qua, esatto, dove c'era? Ce n'è ancora, vero? C'è di buono che questi sono lenti, almeno punteranno sul danno, immagino. Ma quanti siete? Scusate. Non è che più ne ammazzo. Meglio è. Tutti i punti abilità, però. Basta. Se figuriamoci. Ma escono all'infinito. Mi sta venendo sto dubbio. Madonna. Non avevo energia per schivare, però non ci ha preso lo stesso. Ma volete sparire, Dio santo. Qualcosa. Detonatore IS. Ok.
Resoconto, gli agenti IS detonanti sono un esempio di deformazione fisica risultante dalla corruzione dell'IS. Il detonatore IS mostra una sconsiderata fissazione per qualsiasi individuo non corrotto in zona. Una volta raggiunta una certa distanza, esplode in una fiammata di risonanza IS concentrata, così densa da essere considerabile un vero e proprio atto di forza fisica. Dopo l'esplosione, la corruzione presente nel detonatore IS si esaurisce e l'ospite viene lasciato senza vita. Questo comportamento può essere una risposta adattiva agli ARH. Il detonatore IS è progettato per distruggere i dispositivi dei potenziali ospiti, esponendoli alla risonanza. L'IS è capace di personalizzare l'abilità alterata di un ospite corrotto fino a questo punto. Perché la fisiologia del detonatore IS è così drasticamente diversa dalla forma originale dell'ospite? Tante domande, nessuna risposta. Fai riferimento al fascicolo per il rapporto completo. Forse tra tutti i documenti comunque che raccogliamo, quelli finora, quelli più interessanti sono di certo questi qua dei nemici, secondo me. Almeno ne sappiamo un po' di più. Ok. Allora, visto che siamo qua, conviene attivare l'altra missione. Brucia i rifiuti. Spassi per la fornace. Esatto. Ma niente. Sto vizio di premere B per chiudere la mappa. Mi sa che ci vorrà un po' perché sparisca, eh. Qua c'è qualcosa. Ok. Basta che mi appoggio e si muove tutto, ok? Power cut. Replace the parts. Piazza le parti. Va bene, ma cioè devo rimetterlo a posto, semplicemente. Ok. C'è un punto di controllo. Aspetta che questi. Pensavo salissero. Ok. Oh, c'è anche quello volante, figuriamoci. Qua vado a castrarmi. Oddio. Madonna, ci sono anche i bombaroli. Partiamo qua, va. Non riesco a prenderlo. Ok, l'ho preso da dietro. Ok. E almeno qua facciamo un po' l'imbuto. Se vengono. Niente, quelli volanti sono praticamente immuni agli oggetti da lancio. Ci provo tutte le volte, ma colpirlo con la pistola. Non c'è niente da fare. Lui non ci attacca perché forse siamo lontani. Quindi io ne approfitterei. Ecco, infatti. Lo stesso. Basta. Posso. Sento delle voci. Vai, purifichiamo. Tanto poi scommetto che comunque è un po', diciamo, alla Dark Souls in fatto di mappa. Cioè, anche se ci allontaniamo, poi alla fine troviamo la via per tornare indietro anche in maniera piuttosto veloce. Le classiche scorciatoie. Allora, aspetta un attimo che vedere. No, un'abilità una. Contromisura del consiglio. Ah, vedi? Una l'abbiamo completata. Uccidi 50 nemici senza morire. Ricompensa, otteniamo. Ok. Miglioramento salute bassa, ricompensa. Usando presa, uccidi nemici con colpi alla testa. Oh, attivo, io attivo tutto. Quello che si può attivare. Poi vediamo. Cos'è?
Uccidi l'IS detonante nel settore esecutivo usando mischia. Oh. Materiale insolito casuale, ricompensa, vabbè. Ok. Però devo attivarla per far sì che sia completabile, mi sa, vabbè. Allora, devo andare di qua. Anche se qui... quella stradina... Qui ci colleghiamo direttamente al settore manutenzione, all'altra... Sì, allora, no, aspetta, perché di là c'era la missione principale. Facciamo prima questa. Ok. Stanza della fornace, sì. Brucia rifiuti sparsi per la fornace. Quali rifiuti? Ah, questi forse? Ma bruciarli... Sì, può essere. Ma nel senso che li devo lanciare là dentro, forse? Può darsi. Aspetta. Ah, là c'è un documento. Ehi, Boozer. Senti questa. Il dipartimento contabilità dice che non hanno ancora ricevuto il mio rapporto spese. Dico che probabilmente le ricevute sono andate perdute nei tubi pneumatici per la posta a causa di qualche alterazione o soglia o qualche altra stronzata. E senza gli originali non possono approvare i miei rimborsi. Che stronzate. Ma perché siamo... Usiamo quei cazzo di tubi se spuntano fuori il... Se sputano fuori la posta in qualche altra dannata dimensione? Mi sono qui prima di sporgere un reclamo ufficiale. Teste di cazzo. Rodriguez. Vabbè. Ok. Sì, ma in effetti nonostante... Diciamo, la tecnologia usano... Comunque metodi abbastanza... Insomma... Non dico vecchi, però... sì, no, non proprio recenti. Sì, devo buttarla là dentro, guarda. Secondo me infatti... Seems like they're breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Madonna, le luci sono veramente intense, devo dire. Ok, no. Ma ok. No, volevo vedere se c'era un modo per lasciare l'oggetto. Non è che tanto non è che sia così fondamentale, ma... Cioè, se io prendo per sbaglio qualcosa... No. Cioè, non... Ah, ok, con X. Perfetto, perfetto. Sì, non è importante perché posso lanciarlo lo stesso, però... Giusto così. Qua cosa c'è? Un registratore. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a code Omega paranatural entity residing within the Bureau itself. Right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Sento niente. Sento niente io. It's a sentient force. Capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Vabbè che qua tutto è strano, quindi non mi stupirei che anche sta stanza parli, voglio dire. Allora, qua c'è un altro rifiuto. Vediamo se riesco a fare canestro da qua. No, ho sbagliato. E ha una potenza, comunque. Devo dire. Madonna. È veramente intensa. Fastidio un po' agli occhi. Allora, ce n'è qualcun altro in giro, visto che la barra non è ancora piena. No, questa è una cassa che mi era sfuggita. Ok, mod arma. A proposito, ho qualcosa di meglio magari da mettere. Infatti è un po' che non guardo. Abbiamo velocità di ricarica.
Danni durante poca salute più 32%. Ah, ok. No, metto questa qua che aumenta la velocità di ricarica e la modalità frantumazione. Posso mettere proiettili sparati più 3, cadenza di tiro. Magari aumentiamo la cadenza. Adesso cos'è che abbiamo? Ah, che diminuisce il rinculo. Aumentiamo la cadenza di tiro. Vai, mod personali. Ok, no, più 20%. Aspetta, ma quelle che non uso, secondo me, mi conviene smontarle, perché dopo le accumuliamo per cosa? Costo energia evasione meno 7%. No, mettiamo, cioè, cambiamo, mettiamo costo energia lancio meno 8%. Questa la teniamo, però le altre le smontiamo. Tanto secondo me sono comunque casuali e ne avremo a iosa. Ok. Secondo me di stabilità. Va bene. Le mod. No, mod aspettiamo. Mod armi aspettiamo un attimo perché abbiamo anche altri slot. Sì, beh, anche nella. Diciamo. Qua nella mod personale abbiamo altri due slot bloccati, però scommetto che ne troveremo altre di mod personali. Guarda, questo è bruscato qua. E questo dobbiamo lanciarlo un po' così. Ok. Forse ne mancano due. Oh, ho centrato la fornace. Eh sì. Qua pensa te, sparando a caso. Cioè lanciando a caso, ne manca uno. Allora. Dove sei? Dove sei? Qua imboscato da qualche parte. Qui non c'è più niente. Ah, qui, qui. No. No, no, questo è un barile normale. Questo è un barile normale. Qua. E non ci arriviamo. Ah, guarda, è là in alto, è lì. Ok. Vediamo. Poi di rimbalzo ho preso. Olè. Basta. E lui soglia. Due punti abilità ricevuti. Ah, basta. Solo così. Madonna. Oh, tutto giallo. Va bene. Adesso io farei la stradina quella là, un po' imboscata. Ok, no, però non di qua. Per diciamo così. Per andare nella nostra missione principale, senza fare il giro da fuori, diciamo. Cioè qua. Ok. I don't like that sound. Beh, è un'esplosione. E lì però non ci si arriva. Madonna. Dammi un pezzo di. Ok, muro qui. Dice roccia. Ok. Ma guarda. Tanto che si ricarica. Eh sì, posso appunto alternare. Tanto che si ricarica uno, uso l'altro. Tanto che uso l'altro, si ricarica l'altro. Ecco, insomma, avete capito, eh? Qua arriviamo. Pompe di refrigerazione. Refrigerante. Vabbè, quello che è. CNS, CSN. Ok, che è il primo punto. Rogo, go to city. Fix it fast. If the plant calls poo, we can throw the spoon in the core. Possiamo fare ciao ciao, vabbè. Che strano, veramente molto molto strano il tipo. Un po' come tutto il gioco, del resto, come la trama. Qua sentiamo pure le voci. Qua c'è un documento. Corrispondenza. Ok.
Cos'è? Lamentela per l'otturazione. Quella disgustosa otturazione nel sistema idraulico è tornata. Che cazzo è? E da dove continua ad arrivare? E perché diavolo Ati continua a urlarci assurdità? Si comporta come se potesse comprenderlo. Ovviamente si comporta come se anche noi potessimo comprenderlo. Immagino sia la sua pazzia. Proveva a usare un nuovo stura lavandini, davvero potente. Mister Muscolo, sì. Qui no. Vabbè, comunque se guardiamo in giro lo stesso. Ah, questo sarà da inserire da qualche parte. Potete vedere. Ah, lì sopra c'è qualcosa. Aspetta. Questo qua sicuramente sarà da mettere. Ma dove? Ah, ce ne sono altri, tra l'altro. Facciamo così, se no giriamo, ok, per tutta la stanza. Cerchiamo prima il punto. Poi vediamo. Che secondo me qua qualche nemico apparirà. Qua ce ne sono altri due. My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He is trying to sneak in. Ah, questa. Caught with his hand in the fist trap. Cioè, questa è l'otturazione? Bella grossa. Aspetta, va. Aia, oh. Aiaiaiaiai, Mizza, ma sputa. Ah, reagisce. Guarda che ho sbagliato pistola. Però, guarda, guarda. Ma io gli sparo da qui. Scusa, Che schifo. No, questo non si può rompere. Guarda che non riesco. Ok. Direi che non c'è più, no? Ah, là in alto. What the hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen. Ma ora non ci dovrebbe più essere, infatti. Che schifo. Questo si può. No, non si può rompere. Con qualcosa di più grosso. Ho preso il muro, ma no. Aspetta un attimo. Qua dove stiamo andando? Pompe di refrigerante CSN. Siamo lì in fondo. Ok. Aspetta. Spero non mi sputi addosso quella roba. Ok. Occhio, occhio. Ok. Si ritira. Qui non c'è niente di qua, vediamo. Qua sputa roba, ma qua. Aspetta. Torniamo forse all'inizio. Sì. Oddio, Madonna. Madonna, non me l'aspettavo. Al pelo. Aspetta. Comunque no, spara solo dritto, quindi dovremmo essere al sicuro qua. Ancora uno. Occhio, occhio. Ok.
si ritira, ma altro che Mister Muscolo, cioè. Ma abbiamo, vabbè, abbiamo liberato la zona da sto schifo, però penso, ma we need to hurry. No, qua è, aspetta, dove siamo? Aspetta, la cassa non l'ho vista. Non l'avevo vista. Residui soglia. Ah, residui soglia è questo. Ok, va bene. E no, qua non c'è nient'altro, almeno mi sembra di vedere. Do un'occhiata in giro, un'ultima occhiata, ma a parte quella roba schifosa. No, qua o era una missione secondaria che però forse abbiamo fatto prima del tempo. Guarda che c'è una freccia però, c'è una freccia. Oh, non lo so, non credo sia importante questa cosa, però vabbè, comunque fa vedere. Pompe di rifrigerio, eh sì, vediamo. Continuiamo a esplorare, ovviamente qua non c'è nient'altro per uscire. Infatti, usciamo un attimo di qua, vediamo un attimo. Ok. Ah, ecco qua, guarda qua. Ok, abbiamo trovato uno. Ah, solo uno, ok. Forse c'è un'altra pompa là. Bene. Aspetta. Vediamo. Sì, eccolo qua. Due. Ecco. Pareva, però dammi la vita, va. Almeno. Sapevo che arrivavano, dovevano arrivare prima o poi. Merda, non l'ho preso. Uè. Ok. Cavolo, certo che spariscono questi qua. Aspetta, ci abbiamo anche i kamikaze, eh? Ok. Guardo in giro. È là in fondo, eh. Madonna. Ok. Ok, un po' di vita. Ok. Ok. C'è più nessuno, credo. Credo. Allora, qua dobbiamo. Là, anche qua. Ok. Sì, faccio. Madonna. Ok. Oh, beccati la cassa in fronte. Oddio, aia. Ok. Ok, madonna, me la sono vista molto molto brutta, che non... Mi è sbucato così all'improvviso. Meno male non era un kamikaze. Alto. Ah, c'è uno con lo scudo. No. Era, forse era questo che sparava. No, beccato. Ok. Un po' di vita, grazie. Posto. Ok. Posto, aspetta che vado. Perfetto. E
Spariscono. Oddio. Cos'è il mini boss? Un mini boss. Soldato di seconda classe. Kopak. Non so come pronunciarlo. Occhio, eh. Sarà un po' resistente buttarlo giù. Ok, gli ho tolto lo scudo, cioè lo scudo, la corazza. No, colpiamolo dalla distanza, col cavolo che mi avvicino. Ok, piano piano. Non c'è qualcosa di pesante da lanciargli? Aspetta, qua non so. Sono un po' esposto qua. Dai, piano piano. Ce la facciamo un attimo. Ok. Beccati questo. E da qui posso usare. Ok. Aspetta, c'è una bombola qua. Oh, è andato. Soldato Is, vediamo. Cerca sua entità, soldato corrotto. I soldati sono i primi agenti a entrare negli EMA sconosciuti. Nelle soglie o in qualsiasi altra situazione paranaturale pericolosa. Sono dotati di corazza pesante e ben armati in preparazione al peggio. Visto il loro ruolo, i soldati Is hanno accesso all'artiglieria e alle corazze più pesanti dell'agenzia, inclusi mitra e lanciagranate di origine militare. In aggiunta alla già formidabile armatura in dotazione all'agenzia, la risonanza Is che circonda questa entità è abbastanza densa da fermare i proiettili. In caso non ci siano alternative all'affrontare queste unità, assicurarsi di usare ogni protezione possibile. Nota per coloro capaci di far uso della telecinesi. Le granate nemiche possono essere un'importante fonte di munizione. Fai riferimento al fascicolo. Beh, certo, se li spediamo indietro, sicuramente. Aspetta, mi lasciate un po' di vita e basta. Nient'altro. Eh no, sembra di no. Va bene, ha usato l'ascensore. Eh sì, fa vedere. Ah, ecco, vedi, pompe ok. Ok. Adesso dobbiamo andare dall'altra parte, praticamente. Dove io ero andato a esplorare. Vediamo. Ok. Ok, missione secondaria fatta. Ho pure sturato lì la zona delle pompe refrigeranti e ho messo in, cioè ho attivato le pompe qua, quindi vediamo. Manca l'altra parte. Qua si sta sparando. Oddio. Si stanno sparando. Aspetta che qua. Ok. Perfetto. Mi è andato giù diretto qua. Magari potessi prendere sti cosi che sarebbero molto pesanti. Ok. Attenzione. Preso. Aspetta. Merda, ho finito i colpi. Cavacca. Anche pure gridato. Cos'è? Vice qualcosa. Vice agente. Aspetta.
Proviamoci. Ok, ho finito l'energia, mi sa, sì. Attenzione, ho finito l'energia. Ok. Dove vai? Ti nascondere. Continuano ad arrivare però, eh. Cioè, sono insistenti. Madonna. Tova. Ecco, beccati questo. Aspetta che c'ho l'obiettivo lì. Già che ci sono. Raccogli, raccogli un po' di roba. Chi manca? Chi manca? Ah, là in alto. Arrivo. Gli faccio poco. Infatti, Donna. Manca uno e poi l'obiettivo è completato. Basta? Sa basta, salvato. Mamma mia. Posto? Sì. Ora ho raccolto tutto? Un po' di vita. Sembrerebbe di sì. Sì, 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 sì. Va bene. Vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Deità o robe varie, non so. Ok, abbiamo tre, ok. Contromisure, ricompensa. Prendiamocela. E manovre. No. Ok, efficienza va bene. Questa, ok. Uccidi i nemici con l'arma di servizio in qualsiasi modo. Ma mi sa che sono infinite alla fine queste, Che continuano a spuntare, cioè non lo so. Comunque, facciamo questa qui. E possiamo attivarne solo tre alla volta. Va bene. Va bene. Creazioni astrali. Ah, vedi, crea rapidità. Attenzione, un tipo di pistola. La rapidità garantisce un caricatore generoso e un elevato ratio di fuoco, utilizzabile al meglio nelle raffiche controllate. Eh sì, piuttosto che le mod. A parte che pensavo di potenziare le mod, perché adesso noi possiamo fare mod comuni, praticamente. Ma prima delle mod io prendo tutte le armi possibili, quindi creiamo questa. Rapidità. Ok. E vediamo, possiamo potenziare. No, vedi, mancano 2165, 5000. Quando posso e non ho armi da prendere, potenzierei le mod. Potenza per consentire mod di livello superiore, perché è inutile che sto a creare mod comuni che comunque le troviamo in giro, quindi abbiamo 3 punti abilità. Vediamo. Questo danni lancio, no, lancio nemici leggeri quando la salute è bassa, non mi dispiacerebbe, costa 2, prendiamola, ok, e lancia oggetti nemici pesanti quando la loro salute è bassa, livello dopo, però abbiamo ancora un punto abilità e stavolta magari, vabbè sì è vero che togliamo poco in mischia perché comunque va potenziata. Aumenterei la salute, dai. Che adesso meglio averla un po' più. Meglio avere un po' più di salute. Ok. Ok. Va bene, perfetto. Perfetto, dai, ci siamo potenziati. Vediamo la. Allora, questa qua, diciamo la doppietta forza. Questa è rapidità. No, questa è la pistola normale. Questa, scusa, aspetta un attimo, scusate, frantumazione, ma va equipaggiata, giusto, va equipaggiata, quindi possiamo tenerne solo 2 di forme, di armi, abbiamo al posto di presa, che è quella base, rapidità, proviamola, sì. È un mitragliatore praticamente. Esatto. Però io terrei questa al posto di quella base. Così abbiamo il mitragliatore e poi abbiamo quella più da distanza più ravvicinata, che non si sa mai. E direi che possiamo potenziarla
vediamo. Più danni. Cadenza di tiro. No, è già abbastanza. Costo di munizioni per colpo. No, mettiamo che fa più danni, va. E frantumazione. Abbiamo adesso migliorato la cadenza di tiro. Ma possiamo anche mettere qualcos'altro. Magari costo munizioni per colpo. Mettiamo questo. Va bene. Qua abbiamo qualcosa di nuovo. Costo lancio meno 7%. Abbiamo meno 8. Quindi questa possiamo anche smontarla. Costo evasione meno 9%. Velocità recupero di energia. No, vabbè. Vabbè, stiamo così, dai. Risorse. Qualcosa di nuovo. Ok. Va bene, dai. Salvo. Se non ha salvato. E direi che possiamo andare a risolvere il problema dove dobbiamo andare, insomma, là, ok. Ecco, ciao. Sta passando però, sta passando questo difetto.